è un intervento molto più ampio qui. Comunque si dovrebbe a settembre, una volta è finito, sì, anche perché la Chiesa comincia ad avere anche delle infrastrutture, anche la Chiesa. Qui dicono che quando è nel 1100 la Chiesa andava giù e era sulle La Chiesa prima era di dove ora non c'è più niente. Questa è di 1908. La rifecero un po'. La rifecero più qua i baroni, perché quella prima era franata. Un posto un po' più qua e ora facciamo arrivare. L'abbandono delle campagne influisce anche quello, però ora siamo arrivati. E quant'è, quanto si è speso? Qui sono a parte di 1,250. 1,250. Là bisognerà fare una piccola variazione, e quella per la vita veramente si è andata la settimana scorsa, perché di là ci vuole altri 300-400 euro. Perché qui c'è l'università, che è già 8 anni che loro monitorano sostanzialmente la vita, aspettano poi la frana interna è quella bella grossa, profonda. Senti che gobbetto, c'è la roba interna. Questo ce l'hanno fatto perché allora l'università è 8 anni che monitora e c'è già una relazione. A parte il monitoraggio, sapete cosa c'è sotto? Sì. Dove Arianna? L'assessore Righi, che poi ha sempre con la Bramerini tenuto i rapporti, diceva sotto la frana profonda, sì. Dice cosa c'è sotto. Il problema essenziale è la tipologia della collina, che è su colline arenarie, quindi c'è praticamente, e c'è molta acqua. Quindi questo cosa fa? Fa scivolare praticamente questa frana profonda. Quindi in teoria la cosa principale sarebbe l'allontanamento, perlomeno questa è stata la prima ipotesi dell'università, che il professor Casagli ovviamente tanto tempo lo sta studiando, ma negli ultimi giorni proponeva questo, di cercare in qualche modo di andare a togliere quello che sono l'acqua per evitare questo continuo scivolamento, anche se lo scivolamento. Togliere l'acqua? È un problema un po' importante. Quindi il problema essenziale è questo, cioè questa frana profonda in qualche modo tira e porta anche questi scivolamenti, li aiuta, non solo un discorso di lavamento, quindi un discorso delle acque meteoriche, non è solo questo, ma è anche proprio questa frana profonda che muovendosi porta via un po' tutto. Quindi è lì che si diceva bisognerebbe a questo punto cercare di trovare soluzioni. Ma la ricerca in profondità è stata fatta? L'università c'è stata. Sempre Casagli? Quindi un monitoraggio viene fatto sulle frane, sulle case, ma anche sulla frana profonda. Questo è quello che sta facendo l'università. Bene. Sì, l'intervento che adesso che avete visto è quello superficiale. Mantenendo l'orario.